Zombie Apocalypse. Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti, nuovo video beauty e non so cos'altro della casa, perché qua c'è un misto fritto, misto di tutto, misto di cosmetici e quant'altro, quindi vediamo cosa tiro fuori dal sacotto, non so come più parlare, però vabbè, niente, dettagli. E niente, allora qua dentro ho tirato fuori, anzi tiro fuori prima di tutto ipoallergenico, questo qua, questo Mantovani che mi sta strapiacendo un mondo sotto la doccia perché è molto confortevole, ma allo stesso tempo è anche molto nutriente sulla pelle. Insomma, diciamo che comunque lava perché deve lavare, oltre a lavare, profuma. Ma mi interessa che lavi, ovviamente. Certamente che sì, è così. Questo è il bagnoschiuma. Olio di argan clinicamente testato, ok? Questo qua, vedete? Molto buono. Poi, questo è, scusate un attimo, 400 ml di prodotto. Vedete? Sì, c'è anche il cane che abbaia, complimenti. E niente. Poi. Dunque. Mi da ridere perché il cane quando abbaia l'ho detto un sacco di volte. Vabbè, ve lo dico un altro momento che è meglio. Aspettate, preamboli a parte. Fructis antiforfora 2 in 1 shampoo antiforfora, tè verde, pirottone o olamina, boh, capelli normali. Effetto antiforfora immediato, lenitivo anti-ricomparsa per 2 settimane. Ok, questo qua è lo fructis, vabbè, shampoo antiforfora, sì, non riuscivo più a dirlo, shampoo antiforfora di Garnier, sì, Garnier Fructis. Mi sta strapiacendo, molto buono, perché? Perché ovviamente fa il suo dovere. Io faccio non una, ma ben due passate, di due insaponate di due doppi shampoo sì, di questo prodotto qua, perché mi sta molto piacendo e anche perché veramente toglie la forfora. Anzi, devo dire la verità, a volte non è che non lo sciacquo bene, però mi rimane una quantità sulla testa non molto gradevole. Quindi fate bene una cosa, risciacquate, ma sciacquate come ho fatto io avanti ieri, abbondantemente, ma veramente abbondantemente. Il prodotto di Fructis, lo so che non c'è bisogno che me lo dica, non c'è bisogno che ve lo dica io, però è così. Abbondantemente risciacquate perché no, ragazze, non va bene stare con questo shampoo. Vabbè, è una vergogna che l'abbia detta, ma è la verità. Io non risciacquo tante volte. Anzi, sì, risciacquo, ma non risciacquo come dovrei risciacquare. Bene, bene, bene. Questo ce n'era, aspettate un attimo, 250 ml di prodotto, questo è lo shampoo. Poi c'è un tempo da lupi, sta diluviando, però vabbè. Poi qua ho terminato, non uno, ma ben, dove sei l'altro? Non lo trovo. Vabbè, uscirà fuori. Allora, ho terminato latte detergente per pelli sensibili con estratto di rosa canita. No, cosa sto dicendo? Canita. Di rosa antica, deterge, idrata la pelle, formula ipoallergenica anti arrossamenti. Oggi non so più leggere, ma vabbè, non sono dettagli questi. Sono dettagli. Allora, questa qui della linea Rovers è molto buona all'acqua di rose ed è stratosfericamente buona perché innanzitutto, anche se è oleosa, poi vabbè, ogni volta devo andare sempre con una spugna microfibre per togliere il grosso, perché ora non ce l'ho, ma la devo prendere una spugna microfibre o un guanto, quel che è, insomma, per risciacquare tutto bene bene questo benedetto latte detergente, perché mi sembra anche un po' oleoso, come ho detto prima nell'altro video. Già. Questo ce n'è? Quanto ce n'è? Un flacone da 200 ml di prodotto. Si vede? Sì che si vede. Un po' la luce sparaflesciata. Però è così. Poi, allora, ce n'è un altro e lo tiro fuori della, sì,
Vera Salina. Comunque, fenomenale, ve lo consiglio se ovviamente l'avete mai provato. Se non l'avete mai provato. E se l'avete già provato, ve lo consiglio ancora di più perché è molto buono. E mi strucca veramente bene, soprattutto perché io ho la pelle e gli occhi molto sensibili e delicati. Altro detergente, altro ipoallergenico, bagno doccia neutro. Scusate, oggi mi impappino perché sono un po' stanca io ultimamente da quando mi è successa sta roba in bocca, ma vabbè. Latte di mandorla clinicamente testato. Ecco qua, molto buono, top. Profumo notevole di caffè, eccezionale. Sa un po' da bimbi, ma bimbi molto profumatoso, si può dire? Vabbè, profumato, sì, molto buono. E niente, se riesco a sistemare quelle cose, sarebbe un grazie, un 13. Ok, bene, benissimo. Poi, come altro prodotto, sto iniziando e ho quasi... dovrei terminarlo entro questo mese, anche nella prossima, non lo so. Comunque, non mi do fretta per terminare un dentifricio, ovviamente, che lo terminiamo sia io che mia nonna, ovviamente. Sì, quanto abbiamo detto, contateli 2 volte, forse. Già. Allora, Mentadent, microgranuli, sì, scrub, ovviamente, pulizia interdentale, protezione, duratura, sì. Oggi non riesco a parlare, aiuto, se si vede. Mentadent, eccolo qui, non si vedrà una mazza, ma è così. Mentadent ed è molto buono, lo sento in bocca molto fresco, diciamo, fa la bocca fresca, dai, come volevo dire, non lo so neanche io. Comunque, altro prodotto finito, Listerine Colmint rimuove fino al 99% dei batteri che possono causare alito cattivo, ovviamente, già giusto. Comunque, allora leggiamo bene: colluttore ad uso quotidiano. Ok, rimuovi i batteri causa di placca e alito cattivo che lo spazzolino non riesce ad eliminare. Bugia, bisogna utilizzare il filo interdentale perché sennò altrimenti non fate una mazza. Già ve lo dico, io non lo utilizzo, ma faccio un po' come impara a me, perché tanto ho lo spazzolino elettrico, quindi andate spazzolino elettrico e ce l'avete a casa. Oh, scusate un attimo. Eccomi qua, allora. Piccola interruzione, scusate. Allora, dunque, questo Listerine, se dovete utilizzare, utilizzate lo spazzolino elettrico perché vi toglie ogni residuo. Parola mia, veramente. A me piace lo spazzolino elettrico, me lo dicevo sempre, ma non utilizzo quello perché ti toglie ogni tutto, 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 ok? Bene, ragazze, questo è quanto. Questo è il mio Listerine preferito. Ne ho un altro in bagno, ma non lo utilizzo finché non finisco prima il... come si chiama quel colluttore che ho terminato, che sto incominciando, che ho iniziato, anzi. Il Curasept, molto buono. Tra l'altro me l'ha consigliato la Stefania, molto brava. Grazie, Stefi. Poi... ho terminato, non per importanza, questo qua, fior di magnolia, dischetti struccanti, maxi ovali, eccolo qua, questo, sì. Nulla, ce ne sono 70 pezzi della fior di magnolia, sempre questi qua, acquistati all'Eurospin, top, fenomenali, fanno la qualunque, sono molto buoni, per rimuovere trucco, smalto, eccetera. Va bene, poi... cos'altro qua? Cos'altro qua? Ah, vabbè, vi faccio vedere per un secondo. Allora, sì. Dunque, ho terminato questo olio qui, è il Vive L'Oréal Paris Sublime del capello, con olio di fiori preziosi, tocco vellutato, vitalità, lucentezza. Capelli secchi, ecco qua, vedete? Già, sì, se lo metto così forse si vedrà qualcosina. Non lo so. Sì, ok. Sì, così si vede, credo. Vabbè, comunque avete capito. Questo a cosa serve? Questo è un olio per i miei capelli e già l'avete intuito, senz'altro.
utilizzo per ovviamente spruzzare i capelli, farli morbidi e lucenti, cioè renderli un po' più presentabili, via. Come ci trovo? Bene, perché fa veramente il suo sporco lavoro, si può dire, vabbè, il suo lavoro, via. Poi cos'altro? Terminato. Per la casa o per i capi, se vogliamo meglio dirlo. Capelli, no, sì, capelli, ciao, sto ancora i capelli, buonanotte. Allora, carezza di talco, sì, carezza di talco, sole, dal 1964, ma questo ce ne può fregare di meno, marchio italiano, bla 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 bla, 16 lavaggi, vabbò. Capi delicati con olio di patchouli. Ok, questo qua sarebbe questo, stavo leggendo, vedete? Tutta questa dicitura di qua. E nulla, questo nostro flacone di sole lo utilizziamo per i capi appunto delicati, perché ci piacciono molto questo prodotto. Anzi, la profumazione non è male per niente, non è neanche stucchevole, perché certi performance sono un po' stucchevolucci, diciamoci la verità. Già. Poi, ultimo, e ho quasi terminato, giuro, giuro in giurello. E niente, 750 ml di prodotto, si vede, sì, per Dexal, dermatologicamente testato, della Dexal, dell'Eurospin, scusate. Profumo di gelsomino e scarlatto, scusate, scarlatto. Allora, dunque, questo ammorbidente concentrato mi sta piacendo e soprattutto ha un'ottima profumazione. Lo uso per ogni... adesso sono un po' di... andato a male il profumo. Comunque, perché ce l'avevo da un bel po' dentro questa bustona qua. Comunque, sa un po' di fiori mandati a male del cimitero. Lasciamo perdere, oddio, mi stanno facendo male. E niente, quindi questo qua lo utilizzo per le maglie di lana, questa roba così di mia nonna e altro non saprei. Anche per le mie maglie di lana, ovviamente. Comunque io la lana la posso mettere, la metto fuori perché ho delle maglie intime di cotone dentro e lana fuori, perché io già sono allergica alla lana, se non si era capito, e quindi utilizzo delle maglie di lana d'inverno e di cotone, perché d'estate Nisba, non se ne parla nemmeno, ma però mi ci trovo bene. E questo utilizzo appunto, come dire, questo prodotto qua. Niente, questo qua. Vedete? Sì. Nulla, questo era tutto, ragazze mie. Questo era tutto. Dentro non c'è più la mazza. E noi ci si vede. Scusate. Stavo parlando. Ci si vede al prossimo video. Un bacio. E a presto. Ah, non ve l'ho detto, vabbè, a caso mi metto i simbolini e anche da questa parte o qua, non lo so. Like, commento, iscrizione e attivate la campanella qualora voi decidiate di rimanere attivi sul mio canale YouTube. Ciao, presto, un bacio e alla prossima. Ciao.